Adopted. Fu un tripudio di pizzaiuoli asiatici 2 anni fa, il 7 dicembre 2017, quando l'arte della pizza napoletana divenne patrimonio dell'umanità a Kaegu, la Capri della Corea. E non poteva essere diversamente. Per assistere all'evento si erano radunati da tutto l'Estremo Oriente, da Pechino a Bangkok a Tokyo, per far festa. Ma nell'aria si sentivano nomi come Giuseppe Maria, Ciro, Sasà, Pep, nel più tradizionale spirito partenopeo, anche se erano cinesi, vietnamiti o coreani. Perché l'amore per la pizza li aveva uniti anni prima, tanto da andare a studiare e lavorare nelle pizzerie di Napoli, dove erano stati ribattezzati in puro stile napoletano. Da allora il 17 gennaio, il giorno di Sant'Antuono, da sempre il patrono dei pizzaioli, è diventato anche la ricorrenza in cui si festeggia la giornata mondiale della pizza in onore dell'inserimento del disco di pasta napoletano, il più buono del mondo, nel patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, come arte del pizzaiolo napoletano. La pizza, che esiste solo in quanto napoletana, UNESCO dicit, vale 15 miliardi di euro di fatturato all'anno diretto, secondo la CNA, e oltre 30 nell'indiretto. Le imprese del settore coinvolte sono 130.000, gli addetti a tempo pieno 100.000, che diventano 200.000 nel fine settimana. Il mercato sforna circa 8 milioni di pizze al giorno, quasi 3 miliardi in un anno. A vincere sempre la pizza classica, nonostante le innovazioni gourmet. In pratica è un vero colosso, capace di unire il mondo. TV 2000 lo constatò di persona quel giorno all'Assemblea Mondiale dell'UNESCO, unico TG italiano presente a Kaegu. A ogni approvazione c'erano sempre camarille e discussioni d'assemblea. Quando arrivò la pizza, silenzio assoluto, l'approvazione più veloce nella storia dell'UNESCO, parlava la Margherita.